Buonasera a tutti, mi chiamo William Bozzoni e sono di Gambaro, ho 35 anni. Allora, perché sono qua? Una bella domanda. Una domanda che mi sono fatto anch'io, però mi sono detto in questi mesi. Ho visto di tutto guardando la televisione, guardando soprattutto la rete, perché sono incollato in internet dalla mattina alla sera, poi dopo la mia compagna si arrabbia. Ci sono un po' di problemi tra me e lei, però ho visto tante cose, ho visto che la nostra regione, che io amo, io sono bresciano, sono nato a Leno, vivo a Gambara, la nostra regione è stata veramente, in questi anni, è stata massacrata. Io vorrei che voi riflettiate su quello che è successo in questi anni. Abbiamo visto di tutto, abbiamo visto veramente di tutto. Io mi sono indignato, ma mi sono indignato non tanto perché non potevo, cioè perché mi sono visto che non potevo fare niente per evitare questa cosa. E veramente c'è un appello che faccio a tutti, e me lo sono fatto dentro anche per me, mi sono fatto questo appello, perché mi sono detto, ma perché sta succedendo questo? Cioè io non ne posso più veramente di vivere in una regione, che la regione è il traino di questa nazione. È una regione dove ha più di 10 milioni di persone, di residenti. A livello europeo siamo uno dei motori trainanti, abbiamo un PIL che veramente ci potrebbe fare invidia a qualsiasi altra nazione, ma su questo non c'è proprio dubbio. Lo dico io, anche se in questo momento ovviamente la nostra regione è stata colpita dalla crisi, e questo è innegabile. Io stesso per colpa della crisi ho dovuto emigrare, adesso lavoro e vivo a Verona, perché qua purtroppo non ho potuto più svolgere le mie attività. Però abbiamo visto di tutto, degli scandali della sanità, degli scandali sessuali, una roba che veramente... Allora cosa ho detto? Io come cittadino cosa posso fare? E se sono qua oggi ho detto, proviamo, vediamo. Lì c'è scritto partecipa, proponi, attiva. Ho seguito la lettera quelle tre parole. E oggi, niente, mi propongo a voi, ma non tanto perché io voglio essere qualcosa, qualcuno. È solo perché io sono come voi, sono un cittadino normalissimo, cioè partiamo dalla semplicità, basta, abbiamo visto i politici fare di tutto, loro che sono professionisti ci hanno rovinati, ragazzi, ci hanno rovinati. Io mi vergogno di quello che ho visto in questi mesi, in questi anni, mi vergogno di un presidente che madonna mia, cioè da caponessi la pelle. E allora direi basta, insomma, cambiamo, voltiamo pagina e diamo la parola ai cittadini una volta per tutte. Io sono un cittadino come voi. E piuttosto di stare di qua oggi, vorrei essere di lì, vorrei essere lì insieme a voi, perché siamo tutti dei cittadini, insisto su questo, ed è per questo che ho provato a buttare la mia candidatura, solo ed esclusivamente per questo. Grazie a tutti.